Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Protermo che torna nel giorno usuale, ovvero il martedì, per parlare insieme del momento in casa biancorossa. Termo che, lo sapete tutti, è reduce dalla sconfitta 1-0 a Castellammare di Stabia contro la Cavese, che chiudeva il trittico di partite inaugurato dal successo invece con un'altra campana all'Avellino, poi passato per un'altra vittoria, quella contro il Catanzaro. Oggi è martedì, venerdì si chiude il calciomercato e allora ovviamente anche le questioni di mercato entreranno all'interno della nostra discussione che avremo con Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Buonasera, salve a tutti. con Ercole De Eustachio. Ciao Ercole, ben ritrovato, ben rivisto. Buonasera, E con Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao a E tutti. con voi qualora lo vogliate al 392-6237060. Intanto vedete che si sta giocando la Coppa Italia. Il Milan vince 1-0 contro il Torino nel quarto di finale, nel terzo quarto di finale di Coppa Italia. Gol poco fa siglato da Bonaventura. Andiamo a vedere la classifica del girone C, perché poi ieri c'è stato il posticipo tra Sicula Leonzio e Catanzaro. Ha vinto il Catanzaro 1-2. Catanzaro che dopo la sconfitta di Teramo di mercoledì ha cambiato l'allenatore, è tornato Gaetano Auteri dopo la parentesi Grassadonia. Auteri riesordisce con un successo proprio contro la Sicula Leonzio, che è penultima in classifica. Teramo che in questa, che è una settimana tipica, invece preparerà il match interno contro il Rende, che peraltro, lo diciamo subito, Rende che sarà privo di quattro elementi, tutti appiedati dal giudice sportivo, tra cui Libertazzi, che ha segnato il gol che aveva sbloccato la partita del derby calabrese contro la Vibonese di sabato pomeriggio. Anche Rossini, che aveva segnato l'andata, se non ricordo Sì, male. esatto. Comanda sempre la regina. Ricordiamo anche che questa è stata la domenica del confronto diretto a Reggio Calabria, al Granillo, 1-1 tra Regina e Bari. Chiaramente parleremo non solo della classifica, poi vi faremo vedere anche una classifica ulteriore che abbiamo fatto, ma tanto insomma gli amanti delle statistiche l'avranno già fatta, su una classifica particolare dei gol realizzati nel campionato. Mettiamo Bombaggi a fare la punta, lui ci garantisce gol doppia cifra e si libera il posto a Mungo. Per me il bomber è colui che fa gol e Bombaggi li fa, ci dice lo sceriffo. E allora, il primo tema di discussione, allora lo introduce l'amico da casa, caro Francesco, che dice: siccome l'attaccante è quello che fa gol, intanto Ania dalla regia mi dicono che sono addirittura 5 gli squalificati, perché anche Blaze, il terzino del Rende, è squalificato perché aveva 2 giornate e quindi sconta la seconda domenica. Comunque, chiusa la parentesi, sei d'accordo con la sollecitazione che ci arriva da È un casa? argomento che Cioè, poi forse è meglio sostanza non. dice i ruoli contano, sono relativi, perché dipende poi chi fa gol. Diciamo, sì, però diciamo che forse è un argomento da non trattare per non entrare un po' troppo nello specifico. Fa che qualcuno si offende e fanno un doppio silenzio No, stampa, dai. doppio comunicato, doppio di tutto, doppio di che si offendono e tutto il resto. Detto questo, mi è venuto così spontaneo, mi piace, che so che dà fastidio. Dunque, detto questo, potrei dire che non sarebbe Non è nemmeno, un'eresia. non è una bestemmia quello che dice il telespettatore, però è pur vero che Bombaggi rende quello che sta rendendo e quindi un grosso apporto in fase realizzativa e di gioco, però giocando in una posizione diversa da quella che sarebbe la prima punta, perché lui non è una prima punta e se vogliamo il suo ruolo naturale è quello di, appunto, di seconda punta, ancora meglio di trequartista. Si può adattare in una squadra organizzata bene anche a giocare da mezzala. Poi questo problema adesso dice Mungo dove gioco, quell'altro dove gioco, una squadra che ha ambizioni di alta classifica, una squadra che ha ambizioni di raggiungere i playoff e di ben figurare nei playoff, perché si può anche, insomma, abbiamo constatato ormai che arrivare in Serie B
è oltremodo difficile, se non impossibile, ma nel calcio sappiamo che non l'impossibile c'è nulla, non esiste. Esatto, che nulla è impossibile. Una squadra che, ripeto, ha ambizioni deve avere un organico nel quale ci sono 3-4 giocatori che, se entrano al posto di altri 3-4, non si modifica il valore, la sostanza e l'assetto tattico e tecnico della squadra. Quindi per adesso Mungo intanto è stato infortunato, adesso rientrerà, non giocherà qualche altro, sono problemi dell'allenatore, che sicuramente saprà trovare la soluzione migliore. Intanto qui Simona, insomma, non è molto d'accordo con le scelte evidentemente dell'allenatore del Teramo, Bruno Tedino. Comunque, giro la considerazione particolare e anche molto interessante al nostro telespettatore, a te Ercole, nel senso che è giusto che ad un certo punto i ruoli naturali diventino sostanzialmente relativi. Un centrocampista, se fa gol, poco importa che sia poi un centrocampista di nascita, può sempre diventare un attaccante, una seconda punta. Secondo me sì, lui può fare, secondo me, anche la seconda punta, poi ha un bel calcio, quindi negli ultimi 16 metri è decisivo, potrebbe essere decisivo. Io una soluzione del genere la vedrei molto bene. Però è una soluzione che poi può essere tenuta per tutto il resto della stagione. Ecco, questo forse è la parte un po' più critica del ragionamento, cioè andare a scommettere su un centrocampista che da adesso in avanti fa quasi stabilmente un ruolo che non ha mai fatto. Tu sei d'accordo? Sì. Ecco, messa in quest'altro modo? Sì. Cioè da qui alla fine tenere Bombaggi sempre attaccante, ecco. Ma secondo me potrebbe essere una soluzione valida. Cioè il Teramo c'ha un centrocampo molto tecnico, molto valido, quindi ha diverse alternative. Giocare con Bombaggi attaccante, Mungo da trequartista, con Ilari e Costaferrero da mezzali e Arrigoni da mediano, è un centrocampo molto tecnico, molto, molto bello, ben assortito. Che vogliamo sempre che l'anno scorso Mungo, che in questa categoria può fare, campionato può fare molto bene. Può fare molto bene. L'unica cosa è che avendo una squadra del genere, con un centrocampo del genere, devi essere sempre in condizioni di tenere la palla, ti devi difendere tenendo la palla, perché come abbassi la guardia che non tieni la palla, in fase di non possesso la squadra potrebbe far fatica. Io ho visto la partita col Catanzaro, dove il primo tempo il Teramo ha giocato, ha fatto bene, ha avuto le occasioni, ha segnato, nel secondo tempo ha smesso di giocare, ha sofferto. Quindi diciamo, con un centrocampo del genere, molto tecnico e molto propenso all'offensiva, devi giocare sempre la palla nei piedi, devi saper giocare il pallone. In attacco novità non per il momento, non per il momento, o meglio, le prossime ore, ma davvero parliamo di ore, potrebbero essere importanti per la cessione di Martignago. Allora, c'è l'apertura da parte del Teramo a cederlo in prestito, perché insomma non, allo stato attuale non c'è altra formula per cederlo in prestito. Chi ci ha fatto un pensiero importante è proprio il Catania, soprattutto Cristiano Lucarelli che lo vorrebbe. Non è solo Catania una pista disponibile per Martignago, che oggi si è allenato a parte rispetto a tutti gli altri compagni, ma d'altronde ha saltato le ultime due partite, non è stato convocato e in uscita, sta solo aspettando probabilmente di scegliere qual è la destinazione che più si confà ai 6 mesi che gli restano, e poi probabilmente il Teramo andrà sul sostituto. Andrea, a proposito di cannonieri, ti faccio vedere questa schermata. Li abbiamo messi, eccoli qua. Allora, sono della stessa grandezza quelli che hanno segnato lo stesso numero di reti. Poi, mano a mano, sono più grandi, fino a Bombaggi, che è gigantesco. Come vedete, sono 9 i gol. Dove vedete la coppetta a fianco, perché c'è anche un gol in Coppa. Minelli ha 2 gol, ma come vedete, sono stati realizzati tutti e 2 in Coppa. Poi c'è Cianci, che ne aveva segnati 2, ma è andato a Carpi. Ad inizio anno si era detto: beh, il gioco di Tedino predilige che vadano a segno non un attaccante che faccia 30 gol, ma tanti giocatori che arrivino ad un buon bottino. Secondo te ci siamo?
Beh, in questa schermata c'è la risposta alla domanda che facevi prima. Bombaggi attaccante, come si fa a rispondere diversamente dal sì nel momento in cui lui è il miglior realizzatore della squadra? Poi, tornando al discorso che facevi in precedenza, il Teramo è partito per giocare con due punte e un trequartista. Se le cose fossero andate per il verso giusto, i gol potevano arrivare dal centrocampo, dal trequartista e anche dagli attaccanti. E invece tra gli attaccanti l'unico che ha fatto gol con costanza, ma è una costanza incredibilmente a ribasso, è Magnaghi, 5 reti, e poi i gol li ha fatti Bombaggi, e dagli altri vari Cianci finché c'è stato, Martignago, ma anche lo stesso Costa Ferrera, ma anche lo stesso Mungo, come vediamo. L'apporto numerico, se doveva essere una cooperativa del gol, siamo comunque a ribasso, sono pochi i gol, quindi Bombaggi quasi naturalmente è stato portato così vicino alla porta, perché almeno lui calcia bene, vede la porta e fa gol, quindi ora portarlo indietro sembra difficile, soprattutto perché se il Teramo non dovesse fare acquisti di mercato in attacco, tali per cui Bombaggi può tornare dietro perché arriverà l'attaccante che garantirà quei gol, e allora meglio che ci giochi lui. Certo. Perché ripeto, al momento il Teramo non ha un giocatore che con costanza garantisca gol, quindi meglio avere Bombaggi vicino alla porta. Se poi dovesse arrivare un attaccante che fa coppia con Magnaghi che garantisce gol, allora Bombaggi va un po' più indietro, i suoi gol li farà, ma l'attacco darà un contributo importante, tutto altrimenti il contributo non è sufficiente. Tutto perfetto quello che hai detto. Bombaggi vicino alla porta, ossia come sta giocando adesso, vicino all'area avversaria, con un attaccante di ruolo con un'altra punta, perché un conto è come sta giocando adesso Bombaggi, e non abbiamo la controprova né a quello che sto dicendo io e né a quello che hai detto tu, che se sposti Bombaggi punta centrale al centro dell'attacco e poi gli metti un altro giocatore, un altro Bombaggi dove sta giocando lui, quindi un trequartista, faccia gli stessi gol o ne faccia di più, magari ne farà di meno, perché un conto è giocare nella posizione di Bombaggi e un conto è giocare da punta centrale, e qua chiedo il sostegno o il contrario da De Eustachio, con due difensori centrali, perché quando lui gioca da trequartista deve andare uno dei due difensori centrali su di lui, ma ci deve andare, oppure ci va Bombaggi deve giocare fronte alla porta, ora che debba fare la prima punta, che spesso si mette non è la stessa spalle cosa. La porta, mi devi scusare, per quello chiedo, per quello che ne so io, che ho sentito io ho detto di attaccante, ma intendevo ovviamente seconda punta, cioè è ovvio che deve giocare vicino alla porta. Ora, nessuno sta dicendo che Bombaggi deve tornare a centrocampo, perché poi se giochi a centrocampo una delle due mezze ali devi anche preoccuparti in prima persona del lavoro in fase di contenimento. Bombaggi deve giocare dove sta giocando. Ma ripeto, per averlo sentito dire da tutti, allenatori e giocatori, un conto è giocare da prima punta, un conto è giocare come se giocando. Ma io quando dicevo che la risposta non può che essere sì, deve essere attaccante, ma va da sé, io intendevo seconda punta, già mai prima. Sì. No, io lo chiarisco perché assolutamente. Cioè, il presupposto è che ci sia una prima punta che è Magnaghi, cioè, tendenzialmente, e poi stiamo parlando dell'acqua piovana, l'acqua che non è colorata, tu dici? Del sesso dell'angelo. Beh sì, perché Bombaggi sta giocando lì, continuerà a giocare lì, se non arriva un altro attaccante ci continuerà a giocare Magnaghi, e magari Bombaggi farà 9, 10, magari ne farà 11 di gol, e andiamo avanti fino a dove si può andare. Questa squadra è stata costruita così, non tutto è andato come tutti si aspettavano, soprattutto la società, l'allenatore e i direttori, e quindi adesso devi fare, come si vuol dire, di necessità virtù. Ma che Bombaggi potesse giocare in quel ruolo lì, ci poteva giocare. Mungo fino a un anno fa giocava prevalentemente la seconda punta, l'anno scorso a Cosenza in questo campionato, Cosenza che poi ha vinto il campionato, ha giocato tutto l'anno da mezzala, certo, o comunque da centrocampista, con propensioni offensive, ma sempre a centrocampo ha giocato. Assolutamente. Andrea, torno da te, poi vado da Ercole per chiederti,
Sicuramente chi c'è. Ercole deve dire se. Sono d'accordo con Francesco, ma il... Però non mi ricordo la domanda. No, non è una domanda di la sollecitazione, ma potete altrimenti perde il fiore. No, la sollecitazione è che un conto è giocare da prima punta, un conto è giocare da seconda punta. Però come sta giocando adesso il mister, che gioca con il trequartista e due punte, quindi lui spesso fa la seconda punta e a volte si trova come punta più avanti al secondo dove si trova la palla. Però non è che gioca al 4-3-3 che fa la punta centrale, quello non lo potrebbe mai fare. Però con un trequartista e due punte, uno che gioca centrodestra e l'altro gioca centrosinistra, lui sicuramente ha la possibilità sia di venire incontro, quindi partire un po' da dietro, e che sia è quello che probabilmente gli piace di più, perché si avvicina sulla profondità, più a quello che è il suo le sue caratteristiche di gioco, anche perché ha anche un vantaggio rispetto ad un attaccante classico, che è quello che abbiamo visto domenica, seppur con molta sfortuna, che calcia anche dalla distanza, quindi fare qualche metro indietro per provare poi la conclusione a rete può essere anche un'alternativa. Chiaramente prima chi ci ha scritto Andrea vuole sapere, io ho dato l'uscita probabilissima di Martignago, però chiaramente vuole sapere di mercato in entrata. In questo momento non ci sono novità, però ti chiedo, questa sera è martedì, domani è mercoledì, il venerdì tarda serata si chiude il calciomercato, quindi di fatto mancano 48-72 ore alla fine di questa sessione invernale. Dopo rispondiamo, fatemi terminare il ragionamento, altrimenti se si accavallano pure gli sms, poi rispondiamo, toglietelo, tenetelo in caldo, poi rispondiamo. Mano a mano che si avvicina il gong del calciomercato, la possibilità di andare su un obiettivo ben definito diminuiscono, cioè nelle ultime ore si tratta spesso di scambi piuttosto che di giocatori che ad un certo punto escono proprio nel finale, che non trovano una sistemazione, che quindi sono, cioè la possibilità di incidere davvero diminuisce? Ho detto una castroneria? Assolutamente no, è un mercato in sé per sé di opportunità e lo diventa ancora di più quando manca il tempo. È evidente che Teramo cercava di fare queste uscite, ne abbiamo parlato già da inizio mercato. Un'uscita è arrivata, è stata laboriosa ma è arrivata, l'altra ancora non si concretizza. Quindi se si concretizzerà questa altra uscita, evidentemente ci saranno i presupposti per si creerà lo spazio per un ingresso. E qui stiamo parlando comunque di un attacco, come abbiamo detto la scorsa puntata, dove probabilmente Bombaggi viene inserito già come uno degli attaccanti. Ormai io penso che questa mutazione sia stata fatta. Probabilmente con l'uscita di Martignago si potrà prendere in considerazione qualche opportunità, ma insomma diminuiscono le possibilità, diminuiscono le opzioni e devi stare un po' a quello che il mercato ti offre. Bisogna essere anche bravi ad avere i giusti contatti, magari qualcosa sarà stato allacciato, perché neanche si può pensare che tutto avvenga all'ultimo momento e che le cose cadano dal cielo, però effettivamente siamo arrivati piuttosto lunghi, quindi la possibilità di fare un innesto davvero importante, davvero incisivo, probabilmente questo treno è passato. Qui abbiamo fatto i nomi a suo tempo di Citro, pensando un po' che ora Citro ha segnato l'altro giorno contro l'Ascoli per il suo Frosinone, quindi insomma io penso che anche Citro, che veniva accostato al Teramo, poi al Novara, probabilmente resterà a Frosinone. Allora, poi recuperiamo il messaggio di prima. Buonasera, sicuramente sarà importante avere una punta vera, ma il nostro problema è sono da sempre le consegne difensive dei calci piazzati. Calma, che già so dove devi arrivare, perché abbiamo preparato una cosa ad hoc. Non pensate che dopo 5 mesi abbiamo bisogno di un leader difensivo, visto che il team tedino pecca nella... Adesso non questa entra... è una cosa che sì, non è dopo 5 mesi, noi lo diciamo da... dall'inizio praticamente, sì. Che era uno dei... Poi abbiamo preparato anche tutti i gol subiti e fatti dal Teramo in questa stagione. Mi recuperate il messaggio di prima? Chiedo alla regia per questa cortesia, perché prima l'avevo tutti presenti. Purtroppo si è sbagliato sulla scelta di attaccanti a eccezione di Magnaghi, che però segna poco. Inoltre basta con questo silenzio stampa rispettoso in primis per i tifosi che seguono la squadra. Vabbè, la seconda parte sono decisioni societarie. Su Magnaghi io sono d'accordo, nel senso che è un giocatore che certamente fa
molto lavoro, tanto sporco, tanto di cui non si, non, che non si riesce a percepire, però chiaramente come tutti gli attaccanti che fanno un grande lavoro, poi dal punto di vista della realizzazione possono avere qualche piccolo problema. Serve Ercole un leader difensivo secondo te, come ci dicevano da casa? Ma cioè, certo. Te hai visto quest'anno il Teramo in parecchie circostanze, io, ti è sembrato che ne abbia bisogno oppure no? Ma io ti dico che nelle ultime partite la difesa sta facendo bene, cioè sta prendendo pochi gol, vince 1-0, quindi sono cresciuti moltissimo. Certo, un giocatore di qualità, di esperienza, farebbe comodo a qualsiasi squadra. Importante era il recupero di Soprano, quindi, determinante. Però io direi che la difesa non sta facendo male, sta lavorando anche bene ultimamente. Io direi che potremmo anche far vedere il gol. Esatto, il gol preso con la Cavese. 3 secondi prima presi con la Cavese, prima del gol, e 3 secondi vediamo come arriva il gol della Cavese. Allora, questa è la battuta corta del calcio d'angolo. Allora, ci fermiamo un attimo qua. Allora, sono 9 giocatori dentro l'area di rigore, più Tomei, quindi sono 10, e Bombaggi che va in pressione sui due che si scambiano la palla. Quindi praticamente quello che vedete è il Teramo assolutamente tutto dentro la propria area di rigore. Se vogliamo, fin qui può essere. Ci può stare. Il problema arriva fra poco. Ok, andiamo avanti. Perché intanto quelli indicati, i blu, il 5 e il 6. Considerate che il 6 è Batino, che tra un po' segnerà il gol dell'1-0. Che arrivano da dietro. Esatto. Nessuno sta guardando, perché giustamente la palla è di là. Nessuno guarda questi due. Diciamo subito che stiamo facendo vedere queste cose perché nella tenuta difensiva di problemi ne abbiamo avuti tanti. Ecco, adesso arriva il cross. Guardate un po' là. Ci abbiamo 4 giocatori del Teramo davanti a tutti, li vedete? Sì, ecco, li vedete, sì, li vedete. 4. Quindi davanti, che non vedono che succede dietro. Dietro ci sono 4 giocatori della Cavese, il 24, il 26 sono i soletti e poi il 26 fa gol. Ossia, io ho sempre sostenuto che preferisco il marcamento. Ma sono Marzorati e Matino, peraltro i due centrali difensivi. Io non sono bravi, i due centrali difensivi arrivano da dietro, qualcuno li vuole andare a prendere, quantomeno nella zona dove si trovano, quelli arrivavano da dietro e noi eravamo già posizionati, quindi significa che va bene. Ripeto, stavo dicendo, io preferisco sempre in queste situazioni il marcamento a uomo, anche qui dopo segniamo uno che c'ha 4-500 partite, esatto, le ha fatte, quindi chi meglio di lui? Bravo, no, ci mancherebbe altro che ne capisce molto più di noi, ma dico, va benissimo anche il posizionarsi a zona, però a zona non ti puoi dimenticare dei difensori. Attenzione, perché adesso dall'altra parte qualcuno che sta nella stanza dei bottoni dice: però questa è una squadra che per 3 partite non ha preso gol, e nessuno mette in dubbio che c'è stato un miglioramento, che c'è stata una crescita, ma siccome di errori difensivi ne sono stati commessi tanti, e qui si torna al discorso, ma al Teramo mancano i gol, o forse intanto ha preso Nicola, che risaluto nel messaggio, ci o forse stava parlando sul gol, o forse ha preso 4-5 gol di troppo, non per bravura, perché se c'è la bravura dell'avversario tanto di cappello, ma per errori. No, all'inizio dici che si devono conoscere, poi si sono presentati, piacere Pasquale, piacere Nicola, tu che fai il difensore, faccio pure il difensore, non voglio andare un po' troppo sul piano dell'ironia, perché potrebbe sempre qualcuno... Francesco, hai voluto un centrocampo molto tecnico, bisogna produrre di più. Ora ci arrivava la produzione di più, perché acaba di tirare con la Cavese, non abbiamo i due attaccanti, ossia l'unica palla gol, Bombaggi, se l'è creata da solo, è stato mai messo in condizioni Magnaghi o Bombaggi? Ripeto, allora, bisogna produrre di più in base al centrocampo che è stato costruito, che è un centrocampo molto tecnico. Ora il Teramo subisce di meno perché il centrocampo è stato schierato con un assetto meno tecnico, ma più di sostanza e di corsa. Questo è un gol subito da palla come inattiva, meno tecnico. C'è solo Santoro in più rispetto a prima. Allora, c'è anche Ilari. Ilari è dall'inizio che sta giocando, ma che fa? Pensate a Mattia. Ilari è dall'inizio che gioca.
è un, allora, centrocampo. Posso intervenire? Sì, sì, vai Ercole, ecco. Allora, il gol, se vogliamo mettere in dubbio i numeri, Ilari, la prima o la seconda partita forse non ha giocato, la terza, la quarta, poi ha sempre giocato. Su 25 partite, quante che ne sono state fatte, ne ha giocato almeno 20. Arrigoni, Oviero, non è che cambiamo. Francesco, dai. Vai. Allora, il gol che abbiamo subito su calcio d'angolo, innanzitutto c'è stato un errore di farsi beccare il 2 contro 1 sull'esterno, quindi il giocatore è andato sul fondo e in una difesa... Ecco, cioè Bombaggi doveva essere accompagnato da un altro. E lui doveva chiudere il passaggio all'esterno che è andato sul fondo, il primo difensore, diciamo, e aspettare l'aiuto del compagno e creare un 2 contro 2. Una volta che lui arriva dal fondo, la difesa zona in quella posizione è in leggero svantaggio, perché l'attaccante vede la palla e vede la porta, e invece il difensore guarda la palla ma non vede l'avversario. E lì è stato bravo anche Matino, l'attaccante, che ha fatto un gran bel gol. Quindi diciamo che adesso la maggior parte delle squadre difende una zona, perché con la difesa zona hai la copertura di tutti gli spazi, e se tutti scalano verso il pallone una situazione del genere non si dovrebbe creare. Però esiste anche che questo fa un bel cross, va sul fondo, e quello fa un bel colpo di testa e prende gol. Però il problema di fondo, mi riferisco al discorso che fa lui, è che il Teramo deve fare di più, perché non è possibile che fuori casa fai pochi risultati. Questa è una squadra tecnica che deve giocare, non può giocare solo in casa, deve andare a giocare anche fuori casa. Con dei giocatori tecnici che hai non puoi aspettare, stare lì e fare una difesa passiva. Non hai giocatori che hanno determinate caratteristiche. Tu ti puoi difendere giocando a pallone, tenendo la palla e creando situazioni da gol. Poi che vai a cava e prendi un gol del genere, ci sta. Però il problema è che tu non hai creato, ha fatto un tiro solo da 25 metri, ha preso il palo, è troppo poco per una squadra che vuole ambire a posizioni di classifica. Ti faccio una controprovocazione, Ercole. È anche vero che una Cavese al Bonolis viene per fare la partita di rimessa, giocava a Castellammare, ma mettiamo che avesse giocato in casa viene a proportela anche la partita, quindi te sei inevitabilmente portato a arretrare un pochino, subire un pochettino. Ma il Teramo domenica non era in partita, perché ha lasciato 4-5 palle gol alla Cavese, anche nitide, quindi dimostra che mentalmente non era presente nella partita. Però il fatto che il Teramo fuori casa fa pochi punti non va bene, cioè è una squadra che deve giocare di più. Questa è una squadra creata per giocare, è una buona squadra, c'ha dei buoni giocatori, giocatori di categoria. Non diciamo il girone C, ma qua ci sono giocatori che hanno fatto il girone C una vita. Mungo ha giocato a Cosenza, Arrigoni ha giocato a Lecce, cioè giocatori che conoscono anche questo girone, quindi sono giocatori abituati a questi ambienti. Quindi bisogna fare di più, bisogna giocare, cioè non bisogna andare fuori casa e cercare di difendere il risultato, perché non è una squadra che ha queste caratteristiche. Io in questo però non so se ho ragione, poi chiedo a voi un giudizio sulla bontà del mio ragionamento. Io non penso che il Teramo quando vada fuori casa vada a difendere il risultato, io credo che proprio l'impatto con l'avversario, che ti gioca ovviamente una partita differente rispetto a quando si gioca al Bonolis, ti aggredisce più alta, aggredisce più alta, propone molto di più, ma devi avere delle soluzioni. Ti aggredisce più alta, scavalchi, vai a giocare nella metà campo loro, cioè devi essere preparato, ecco, anche a questo. Lì però ci vogliono dei sistemi di gioco che ci vuole una strutturazione di gioco, chiedo sempre, che preveda un attaccante che faccia salire la squadra. Il primo attaccante ce l'ha, è fisicamente uno anche portato a fare questo tipo di discorso. Io ho visto la partita col Catanzaro, il primo tempo il Teramo ha giocato bene, ha creato. Sì. Secondo tempo, come ha smesso di giocare, ha subito il Catanzaro, che era una squadra a pezzi. Sì, non ha fatto neanche un tiro in porta il Catanzaro, però ha giocato nella metà campo del Teramo. Questo ti dimostra che come smetti di tenere la palla e di farla girare, poi il Teramo è anche brava a fare possesso, perché giocano bene, a metà campo soprattutto sono molto bravi, poi magari sugli esterni un po' meno, però è una squadra che a livello di palleggio è brava, quindi devi andare fuori casa a giocarti le partite. Ormai la classifica dice, non è che puoi pensare ai play-out, devi giocare le partite per cercare di migliorare la classifica, cioè è un passo da... Anche perché in trasferta il Teramo ha vinto contro la Sicula, che è ultima, la Virtus Francavilla, che è una di quelle che lotta per salvarsi. Quindi
insomma, bisogna dimostrare più consistenza, e per l'organico che ha il Teramo e anche per la personalità che dovrebbero mettere in campo determinati giocatori. E poi diceva bene Ercole, si dice che questa squadra è stata costruita più per un girone B, sembra, però poi alcuni giocatori chiave, Costa Ferrera, Trapani, girone C, sì. Arrigoni viene Lecce. Dal Lecce, Mungo comunque Cosenza. Fatto i playoff, ha vinto i playoff con il Cosenza passando per il girone C, quindi poi ci sono degli elementi per fare un certo tipo di discorso e anche di calcio. Siccome la favola non è che sia inventata Andrea, ci mancherebbe altro, però resta una favola quella di una squadra costruita per il girone B, perché una volta che erano finiti i campionati della passata stagione, se cominciavi a vedere come erano le squadre, era matematico al 101% che non solo il Teramo ma pure la Ternana andassero a finire nel girone C. Sì. Si sapeva da maggio, capito? Da quando si stavano già, appena sono finiti i playoff, play-out di Serie B. Sono arrivate le retrocessioni dalla Serie B e quindi no, costruite per provare a fare un campionato di vertice. Poi adesso non ci riesci, poi che ci riesci un altro anno. Che poi girone B o girone C che cambia? Non è che... sì, appunto. Cioè, vai a giocare contro la Cavese, giochi in un campo di erba sintetica lì a Castellammare. Però dice l'ambiente, negli ultimi anni il Teramo ha perso, dove ci stavano 43 spettatori locali e 100 tifosi del Teramo al seguito. Quindi va bene, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. La pubblicità non dicevi simboli fessari io. Oh, eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo. Andrea, proiettiamoci un po' su quella che sarà la partita di domenica contro il Rende. Magari riusciamo a vedere anche le immagini della gara di andata. Possiamo dire che le immagini, che quella gara di andata fu proprio l'emblema della partita del Teramo che non ingranava? Sì, è stata la prima svolta vera negativa della stagione, perché il Teramo veniva dalla partita vinta con la Cavese, era la prima vittoria, e si pensava che ora la squadra, affrontando squadre come Rende, Rieti, potesse lanciarsi nel campionato, mettere fieno in cascina, crescere in autostima, crescere tecnicamente e sbocciare. Invece quella partita lì, che il Teramo giocò anche discretamente, creò tanto, segnò soltanto su punizione, sì, fallì delle palle gol, subì sull'errore di Arrigoni il gol del pareggio, una bella giocata di Rossini, e lì qualcosa si è rotto, tant'è che per un mese il Teramo è stato un po' in balia del suo campionato, con il pareggio anche di Rieti, il pareggio con la Viterbese. Poi è arrivato il momento delle quattro vittorie e lì la squadra si è un po' in parte liberata e ha affrontato il momento migliore della sua stagione. Però questa gara qui, nell'inizio di una stagione che aveva riservato già delle sconfitte, ma venendo dopo la vittoria con la Cavese, fu un passo falso che incrinò quel processo di crescita che la squadra sembrava aver intrapreso dopo la vittoria con la Cavese. Sì, te la ricordi questa partita, Francesco? Fu una partita che ci fu quel retropassaggio che più tardi magari vediamo insieme al gol fantastico, ma neanche a dirlo, di Bombaggio. E ancora oggi mi sono stancato a ripetere che la colpa là non era di Arrigoni. E se ti ricordi le prime conferenze stampa, quando cominciai a venire alla conferenza stampa di presentazione, le discussioni con Tedino, i due difensori centrali, qua ce ne abbiamo uno, mo ce ne siamo. Parlasse lui, tutti e due affiancati, nessuno va gol sull'avversario, o magari quello si stacca. Nel finale, no? di Rossini, che sarà. Poi che quello è riuscito un tiro. Che sarà squalificato, perché adesso veramente voglio. Comunque, come abbiamo parlato per settimane. Come ha detto Andrea, quello è stato il periodo peggiore. Sì, e la partita di Rende è stata la prima vera svolta negativa. Sì, assolutamente. Perché quella fu probabilmente. Ne abbiamo parlato tanto. Peraltro, ne abbiamo parlato anche con Tedino di quella. Abbiamo avuto modo di parlarne, però, diciamo, tempo fa. Ecco, anche qui vorrei un giudizio. Qui c'è l'occasione che capitò a Magnaghi e poi arriva il gol dell'1-1. Sì. Peraltro il Teramo poi dopo l'1-1 praticamente crollò. Ecco, qui questo retropassaggio di Arrigoni, arriva questo pallonetto. Secondo te è un retropassaggio in cui Arrigoni sbaglia per troppa superficialità, oppure è una difesa troppo lunga, troppo vede. Staccata dal centrocampo? Beh, la palla era in possesso di Arrigoni? Sì. Beh,
c'è anche l'errore da parte del centrocampista che magari dà un passaggio abbastanza corto, il difensore forse non ci arrivava, la palla è andata a finire sui piedi dell'attaccante, poteva evitare. Oh, questa gara mi dà lo spunto anche per parlare di un'altra cosa. Andrea giustamente ha detto, in quella gara il Teramo creò tanto e segna solo su calcio di punizione. Ora vi faccio vedere la classifica dei gol realizzati in questa stagione dalle squadre. Come sarebbe la classifica se invece dei punti contassero i gol? La vediamo, Maurizio? Oh, il Teramo in zona praticamente quasi in retrocessione, perché ha segnato 24 gol e 24 ne ha subiti. 24 come il Picerno e il Rieti, che è ultimo in classifica. Poi c'è la Cavese, la Sicula Leonzio, il Bisceglie e il Rende. Sopra il Teramo, non è il Teramo l'unica formazione che è stranamente in quella posizione, perché se vedete anche il Potenza ha segnato poco. Certo. Anche il Potenza ha segnato poco, ha subito molto di meno. Di fatto quello che stupisce invece nella parte alta è la Vibonese, che ha segnato 39 gol, ma lì c'è Giacomo Modica e quindi probabilmente quella è garanzia di gol. Sostanzialmente tra le primissime, se guardate la classifica e poi la raffrontate con quella mentalmente che avete in mente del girone C, manca solo il Teramo. Basta intanto che Potenza metti Potenza al posto della Vibonese, abbassi il Catania al posto del Catania, che adesso c'è il Catanzaro, ci metti il Teramo. Ma la vera le due novità sarebbero Potenza e Teramo, che Potenza sta dove sta perché appunto ha preso meno gol. È alla difesa, esatto. Dopotutto la striscia ultima del Teramo è stata 1-0 1-0 1-0. Ecco perché abbiamo detto in precedenza che la squadra deve creare di più, perché difensivamente poi capita che... Anche la classifica lo dimostra, che ha capitalizzato parecchio, con pochi gol. Sì, appunto, è una squadra che poi deve fare di più e che difensivamente comunque dei miglioramenti ci sono stati. Poi, come dice Francesco, lì a Cava, a Castellammare contro la Cavese c'è stata poca attenzione, è arrivato quel gol. Però se tu nel 2020 in 4 partite hai preso soltanto un gol, io penso che uno ci metterebbe la firma. Certo. Il problema è che hai fatto soltanto 3 gol, quindi neanche uno a partita. Per la qualità che hai soprattutto a centrocampo e per avere un giocatore di grande classe come Bombaggi, che comunque il suo lo sta facendo, è troppo poco. Quindi io penso che bisogna migliorare di più dalla metà campo in su. E devono proseguire i miglioramenti nella fase difensiva che si sono visti nelle ultime gare, anche per il recupero di Soprano, ma anche, bisogna dire, per questa scelta di fare un centrocampo un pochettino più di sostanza. Qui vediamo i gol subiti in questa stagione dal Teramo. Ercole, fase difensiva che comunque è stata, io direi, discreta, soprattutto nella prima parte. All'inizio era da affinare, fase difensiva a cui è mancato però Soprano praticamente fino a qualche settimana fa. E tu come la valuti? Secondo te 24 gol in 23 partite per una squadra come il Teramo sono tanti o sono nella norma, 24 gol subiti? Ma sono abbastanza, non sono pochi, però sono stati presi soprattutto a inizio campionato e nella prima parte, nell'ultimo mese sta subendo poco. Poi col Catanzaro mi è piaciuto anche l'atteggiamento del mister, che a quarta ora della fine ha messo il quinto e si è difeso ed ha portato in porto il risultato, perché a volte devi guardare la sostanza ma non... Ma in quel caso era anche scontato, perché loro stavano giocando con i due esterni, con quattro attaccanti. Mercato, novità, non ci sono novità in entrata in questo momento, quindi non ci sono. Poi si è parlato, viene Citro, viene Moculu, ma in realtà noi di tutte queste trattative non abbiamo mai avuto un grande riscontro proprio nei fatti. Poi perché esce una voce, la si verifica e poi se non c'è riscontro si può dire anche che si prende chissà chi, Cristiano Ronaldo, però non c'è mai stata la reale possibilità che questi giocatori, anche perché, correggimi se sbaglio Francesco, è stato sempre tutto condizionato all'uscita di Ciance e Martignago prima dell'eventuale ingresso di un attaccante, o sbaglio? No, almeno queste sono state
quelle che erano le direttive che si sapeva da parte della società. Io mi viene da chiedere, ma siamo sicuri che vogliono prendere un attaccante? Tu dici perché adesso c'è Bombaggi e quindi perché si può... Perché c'è Bombaggi? Perché diventa difficile evidentemente sistemare o trovare una sistemazione, una squadra a Martignago. Martignago credo... No, però le offerte le ha avute, devo dire la verità. Il Catania, allora non solo, dire... Alessandria e allora vuol dire che sta riflettendo insieme al procuratore dove gli conviene di più andare. Chi paga l'ingaggio? Anche perché, poi fondamentalmente, parliamoci chiaro, un giocatore che è in uscita e che ha alcune opportunità, perché ha qualche squadra di Lega Pro, considerando che andare via subito fa un favore a una squadra che di fatto lo sta mandando via, non ha neanche questo interesse, perché poi a certe cose bisogna anche pensarci. Appunto, ci sarà un motivo, ci saranno più motivi perché ancora non si trova la sistemazione, la squadra per Martignago, pur in presenza di tre o quattro società che si sono dichiarate interessate al giocatore. Evidentemente, ripeto, forse il procuratore sta vagliando con tutta calma, poi magari... Tanto non c'è fretta, quindi magari la fanno l'ultimo giorno e poi l'ultimo giorno. Però il Teramo ha l'alternativa pronta. Questo poi cominci... no, però questo è un quesito interessante quello che pone Francesco, perché l'attacco del Teramo, pur volendoci mettere Bombaggi nella rosa appunto degli attaccanti, poi Magnaghi e Minelli, se esce Martignano. Sì, e Birligea. Ecco, e Birligea, che finora ha giocato due partite, ma una di queste 5 minuti, nell'altra titolare per 50 minuti. Quindi o si chiederà a Birligea di avere un'assunzione di responsabilità in questo parco attaccanti notevole, una crescita notevole rispetto a quelle che erano le sue attuali responsabilità, cioè estremamente marginali, stando all'impiego che gli ha riservato Tedino, altrimenti bisogna comunque trovare un'alternativa, altrimenti perché far uscire Martignago? Cioè, se esce, io non posso pensare che Minelli possa essere una garanzia da questo punto di vista, visto che tanto non ha neanche il fisico dell'attaccante, è un giocatore piuttosto... No, una seconda brevino. Punta. Sì, una seconda punta, come lo è anche Bombaggi, seconda punta. Non so, le coppie sarebbero Magnaghi-Berligia, Minelli-Bombaggi. Minelli viene da un infortunio, però, che lo può portare, come purtroppo sta succedendo, ricaduta. Qualche problema di natura muscolare che ci sta quando un giocatore viene da determinati A mio avviso, tenuto conto che questa squadra può crescere in classifica, potrebbe fare i playoff, un attaccante, viste queste due uscite, una già fatta, una che si pensa di fare, un attaccante dovrebbe arrivare, altrimenti sarebbe comunque una, io penso, una cosa deludente non portare un attaccante a fronte di queste due uscite, pur volendo contare Bombaggi attaccante. Oh, domenica abbiamo perso per colpa del bravissimo nostro portiere nella propria area piccola. Il portiere deve uscire, non restare sulla riga della propria porta. Io non so, tornando un attimo su quell'episodio, cioè con tutto quel traffico che c'era, Ercole era anche difficile. Peraltro era difficilissimo, poi la palla non era neanche altissima, era un cross molto teso. Molto teso, peraltro vorrei anche sottolineare che non fosse stato per Tomei, il Teramo avrebbe chiuso il primo tempo sotto di un gol, perché Matera ha tirato da due metri, ha fatto una parata pazzesca di riflesso, quindi io... Insieme a Bombaggi, Tomei è quello che ha il rendimento migliore. Insomma, io su questa cosa qua, perché poi nel traffico la palla arriva veloce, ok. Anche per te sarebbe una mezza delusione se non arrivasse un attaccante? No. Andando via Martignago? Certo. Con le due uscite. Credo, con le due uscite. Credo di no, perché penso che... No, tanto una delusione, no, può darsi pure che magari troveranno un altro giocatore per avere una soluzione in più a centrocampo. D'altronde a quel punto ti trovi un altro. Ti trovi, beh, mica ce ne sono tante di alternative a centrocampo. Viero e poi i tre che giocano. Per esempio Mungo non gioca. Mungo non gioca, ragazzi. No, io ho capito. Io Mungo, in questo stavo per dire, hai Magnaghi, Bombaggi, Minelli, Birligea e Mungo. Mungo e K sono in sei per
diciamo per tre ruoli, ossia continuando con il 4-3-1-2, no, nemmeno, perché se no ci deve mettere Costa Ferreira che sta giocando da trequartista. Sette giocatori per tre ruoli, per le due maglie dell'attacco e per il trequartista. Non mi sembra che sono pochi. Francesco, ma il tuo Milan pensava che Ibrahimovic poteva cambiare così la squadra, si potrebbe prendere una punta di una certa età pure per noi. A trovarla. No, a trovarla, mica solo una punta come noi, uno come Ibrahimovic, con il carisma di Ibrahimovic, con l'intelligenza. Non è facile. È un grande giocatore Ibrahimovic. In campo, più nella nello testa, spogliatoio se... oltre che... e fuori. È vero. Però Andrea ci dicono, ma Martigliano non ha reso perché in realtà è stato schierato male. Ad Albissola non giocava così e probabilmente accanto a Magnaghi farebbe molto meglio. Io lo ricordo a Pordenone, lui era un cambio. Era il giocatore che si inseriva perché era bravo a produrre in poco tempo tanto. Appunto sempre... Il Minelli attuale. Sì, possiamo dirlo? Sì, ma il Minelli di oggi, insomma, se fosse stato quello di inizio stagione che abbiamo visto anche in Coppa, ora io sono un po' perplesso perché rispetto a quello che dice Francesco, il parco attaccanti trequartisti con l'uscita di Cianci prima e forse di Martignago si alleggerisce troppo. È vero che andiamo verso il caldo in campi un po' più diciamo così adatti per gente tecnica, però si perde un po' troppa sostanza. Cioè resta solo Magnaghi il giocatore di un certo peso specifico. Ecco perché io una punta a punta la prenderei se esce anche Martignano. Quello pure io dico, lui, come lui mi ha chiesto, se non dovesse arrivare sì. Non è da, e poi stracciarsi le vesti o i capelli. Martignano io penso che ci abbia messo del suo, in fondo l'allenatore che lo sta allenando, l'allenatore che lo conosce bene, che in lui riponeva fiducia, probabilmente lui ci ha messo del suo nel non ripagare questa fiducia, forse si aspettava di essere più titolare di quello che è stato e magari l'impatto mentale lo ha tradito. Magari se non dovesse uscire e magari resta, poi magari esce fuori come una situazione alla Dybala, magari lui si sente poi anche più forte, sgravato di certe responsabilità e pressioni e magari ti imbrocca ancora una buona seconda parte di stagione. Però io una cosa devo aggiungere a questo discorso, che non fa una piega se non fosse altro che ha mancato due convocazioni. E Ercole, un giocatore che non viene convocato per questioni di mercato per due partite di seguito, poi recuperarlo anche solo da un punto di vista della fiducia, cioè io penso che facile, a questo punto dopo due non convocazioni Martignago deve uscire per forza di cose, ma non per non, nemmeno più sì, per le qualità. È una scena incredibile, ma in quel caso io voglio pensare che qualcuno debba reazione. Arrivare comunque. È difficile. Nel caso adesso. Rimane ci dovrebbe essere anche una reazione da parte sua, perché insomma un giocatore preso nell'orgoglio, voglio dire, poi anche per un discorso futuristico potrebbe anche darsi da fare, chiaramente trovare la condizione mentale giusta. Posso provocarti? Allora a questo punto se manca un attaccante di peso e se comunque le ultime ore di mercato potrebbero magari non portare il centravanti di grido, ma allora dare Cianci è servito? Aspettiamo come finisce dopo. Risponderemo. Voglio la risposta prima, altrimenti dire? Ci stiamo a fare. Se... No, dico da un punto di vista proprio già tattico. Già intanto adesso mettetemi in mente che dobbiamo stare attenti a parlare, perché sennò quello si offende, quell'altro si mette con le palme di muso, quell'altro non parla. Non si offende nessuno. Fa che ci fanno il silenzio, oltre che il silenzio sta, il silenzio entrare in città, poi ci andiamo con le tende. No, bisogna stare attenti adesso a parlare. Ma io penso che queste valutazioni, queste dinamiche, io penso che vengano fatte allo stesso modo nelle segrete stanze. Perché poi insomma ci si confronta su questo e si affronta un campionato che è altamente competitivo, quindi ripeto, se tu rendi così leggero l'attacco con queste uscite, io penso che un po' di peso specifico vada reimmesso, il tutto ovviamente facendolo quadrare con quelle che sono le esigenze economiche della società. A oggi è stato un errore anche togliere Cianci,
per me. A oggi è stato un errore non convocare Martignago, avranno avuto le loro buone ragioni, perché come dice Andrea, no? I direttori hanno parlato con l'allenatore, si sono sentiti e hanno trovato una soluzione, nessuno lo mette in dubbio, però per quello che vediamo noi, ossia, che significa un giocatore che sta sul mercato e che deve essere ceduto, tu non lo convochi? Intanto perché oggi addirittura non si è manco, mi dicevi, stavi dicendo adesso, non si è allenato nemmeno, no, con si è allenato a corso separato rispetto mi sembra una cosa, ma delle due non convocazioni e l'allenamento a parte di oggi, a me la cosa meno strana sembra l'allenamento a parte di oggi, però sì dopo due non convocazioni, però ci sono nel mercato, ricordiamo che Martignago ha un altro anno e mezzo di contratto, mentre Cianci ne ha altri due anni e mezzo di contratto, però con giocatori sotto contratto, soprattutto allo stato attuale, io non so se poi è una strategia buona o meno buona, di solito quando li si mette sul mercato, un attimo, togliamo un attimo l'SMS e poi faccio rispondere a Andrea, quando li si mette sul mercato, di solito anche una società cerca un po' di, quando il giocatore non va via, sono giorni, passano i giorni e non va via, cerca anche un po' di, tra virgolette, è normale che sia così, forzare la mano. È successo, lo ricorderanno tutti quest'estate, con Icardi, ok? La società cerca di metterlo nella condizione di trovare quanto prima possibile una squadra, infatti ho detto, l'unico a me sembra, strano, però sicuramente la cessione di Cianci e Martignago sul mercato e non convocato in attesa di essere ceduto, sono soluzioni prese ragionando all'interno delle segrete stanze, ma quello è normale, mica sto dicendo che uno si è alzato la mattina, no, ha fatto colazione. No, dico che ci sono delle cose che hanno dei pro e dei contro, cioè provare a, tra virgolette, sia chiaro, forzare la mano, cioè facendo capire a un giocatore che non è più parte del progetto, ci sta da parte di una società. Così, e per quello come ci sta, è frutto di una riflessione da parte dei direttori e dell'allenatore. Qual è il lato negativo? Non me ne frega qual è il lato negativo. Se questo giocatore poi, Ercole, non trova sistemazione, ti rimane un giocatore che è sotto contratto. Vabbè, che però, come, intanto però, è sotto contratto, che come dice lui, se poi c'ha gli attributi, però anche trova le motivazioni per dire non capite niente, e per guadagnarsi anche magari la conferma per la prossima stagione. Però io penso che alla fine una soluzione si trova, perché anche il giocatore, se non è desiderato, è inutile rimanere in un posto dove non puoi esprimerti, non puoi, ma infatti andrà via. Il problema è quando perché modo. Poi devi fare anche mercato in entrata, ma magari lo faranno, sono già magari pronti, l'avranno già fatto con, non sarà ufficiale, tante cose dalle storie Instagram addirittura, cioè qui assolutamente non si può fare, ti controllo tutto, poi ti faccio rispondere alla domanda di prima, che ad occhi sono l'unico metodo per saperne qualcosa. Martignago sembrerebbe avere qualche problema fisico, stava usando attrezzi per il recupero dei muscoli o qualcosa del genere, però penso che sia una specie di tutona che serve, ma niente, nessun infortunio. Speriamo che stia bene, altrimenti non diventa più appetibile. Esatto, assolutamente. Il spettatore voleva sapere se dopo il mercato si possono prendere gli svincolati. Sì, che si possono prendere. Sì, certo, si possono prendere gli svincolati. Però bisogna vedere come sta. Ecco. Uno svincolato che non gioca da tanti mesi, che ci fai? Certo, questo è comunque il rischio. Il mercato degli svincolati è sempre un salvagente un po' perverso. Però io volevo un po' quadrare il tutto, cioè le due uscite, una già fatta, un'altra da fare, Cianci Martignago, dovevano servire per liberare quello spazio salariale, tra virgolette, per mettere dentro un attaccante che possibilmente faccia meglio rispetto a quanto hanno fatto Cianci e Martignago, perché tu dici allora non era meglio tenerseli? Beh, l'idea dovrebbe essere, hanno deluso, cerchiamo di trovare una soluzione alternativa, magari loro altrove fanno meglio, noi abbiamo lo spazio per mettere dentro un attaccante che magari fa coppia con Magnaghi e che ci rende bene. Rimettiamo Bombaggi un po' dietro, Bombaggi mi produce quello che mi produce anche da trequartista, e metto dentro un attaccante che mi possa produrre di più. In quest'ottica potrebbe essersi trovata la quadratura del cerchio compatibilmente con le esigenze economiche. Se poi non dovesse arrivare questa benedetta punta in alternativa a queste due uscite, e allora ti tieni Bombaggi secondo
sesta punta che i suoi gol li fa, Magnaghi sarà il tuo centravanti di manovra e speri il più possibile che loro stiano bene, perché altrimenti le risorse che hai a livello di alternative al momento non danno grandi garanzie, perché Birligi è un giovanissimo finora molto poco impiegato, perché Minelli ha avuto i suoi problemi e perché Cappa pure lui quest'anno si è visto molto poco, come lo si è visto poco nelle scorse stagioni. Ecco perché io dico che andrebbe fatto uno sforzo, un intervento. Perché poi, ripeto, Birligea finora ha giocato pochissimo ed è giovane, sì. Minelli ha giocato pochissimo, Cappa ha giocato pochissimo, quindi le uniche due certezze sono Magnaghi e Bombaggi, punto. Sì, sì. Questo è per un po' quadrare tutto. È per che fare probabilmente sintesi. Da qui alla fine del campionato forse è un pochino poco, però staremo a vedere. Intanto ci scrivo, l'alternativa ci sarebbe, cioè se il Novara ti rimanda indietro e rinuncia al prestito di Pinsauti, che è andato presenza in prestito a Novara e gol fatti lo scorso anno, presenza a Ponte d'Era e gol fatti, cioè parliamo di un altro giocatore che vale più o meno il Minelli di turno o quello che finora è stato il Cianci e il Martignago di turno. Sì, sì, cioè, sì, povertà di gol. Però è chiaro che lì dipenderebbe relativamente da te, perché se il Novara rinuncia al prestito te lo rimanda e quindi te lo prendi. Comunque siamo in chiusura. Questo per dire che invece Pinsauti ci risulta che potrebbe tornare, invece tutte le altre trattative che sono uscite non ci sono risultate, poi magari ci sono anche stati degli incontri, delle cose, però insomma a noi non ci è risultato. Sapete da Ercole se condivide... No, il discorso lo condivido in pieno, un discorso giusto quello che hai fatto, ma molto probabilmente i direttori l'avranno già fatto e quindi stanno valutando le situazioni per cercare di sistemare la cosa, perché è gente esperta, gente che fa calcio da un sacco di tempo, quindi non penso che non abbiano valutato una situazione del genere. Pinsauti che dovrebbe rientrare pochi minuti a Novara, ma che attaccanti sono stati scelti? Pinsauti, Cianci, Martignago, vabbè, questi sono stati scelti, ragazzi. Non li abbiamo mica scelti noi. Poi voglio dire, ci sta anche l'annata storta. Sono sfiduciato perché è stato preso l'ASIC. L'ASIC è stato preso, almeno indicazione mia personale, perché si voleva provare a recuperare un giocatore che potenzialmente per la Serie C è sprecato, che però veniva chiaramente da un infortunio gravissimo. E quando vieni da un infortunio gravissimo sei inevitabilmente soggetto a delle ricadute, a dei problemi e quant'altro. Quindi anche questo è una scommessa che una società fa e che poi si può vincere e si può perdere, come quando giochi sul rosso e il nero, poi ti può andare bene e ti può andare male. Però c'è anche da capire che probabilmente la squadra non era disegnata intorno all'ASIC, che la squadra era disegnata intorno ad altri giocatori. Va bene, noi siamo in chiusura, vediamo il prossimo turno. Teramo giocherà domenica pomeriggio contro il Rende, ecco il turno, sarà la giornata numero 24, Teramo-Rende. In casa Teramo c'era oggi Iotti che ha smaltito la febbre, c'era Minelli dopo i problemi all'inguine, Martignago come detto a parte, però diciamo che si va verso, a parte gli infortunati come l'Asic, come Luca Di Matteo che non ci saranno, però di fatto Tedino vorrà contare su tutta la rosa a disposizione. Questo è il turno di campionato che noi ovviamente seguiremo, per lasciarci con un sorriso, vabbè, tanto ogni tanto noi qualche battuta la facciamo, una cosa è stata smentita perché era anche circolata sta cosa che il silenzio stampa portava fortuna, adesso abbiamo capito che come tutte le cose nel calcio, io anche ho gesti scaramantici quando guardo la partita e poi magari se mi funzionano ci credo anche, però poi la volta dopo non funzionano e dici ero stato magari sempre per lasciarci con il sorriso, perché c'è il silenzio stampa? Non me ne sono accorto, non mi manca niente a me, quindi. Va bene, grazie Francesco Di Francesco, grazie per essere stato con noi, grazie ad Ercole De Ossacchio, grazie a Ercole, grazie a Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao a tutti. Grazie in regia Maurizio Dagui, Samuele Mucci e Ania Cantagalli, stasera abbiamo fatto il pienone dietro e sono lì a divertirsi, e grazie soprattutto a voi che ci avete seguito, ci vediamo martedì prossimo in diretta alle 21 su TV6, canale 14, no, e non solo, 514, però in HD. A martedì.